Appreso con dolore e con preoccupazione la notizia di un nuovo e ancora più forte attacco missilistico sull'Ucraina, che ha causato morti e danni a molte infrastrutture civili. Preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace, per evitare ogni escalation e aprire la strada al cessate il fuoco e al dialogo. La nostra incessante preghiera è anche per la martoriata Ucraina. Il Signore dia agli ucraini consolazione e fortezza in questa prova e dia speranza di pace. Possiamo pregare per l'Ucraina un po' dicendo affrettati, Signore.